Buonasera, ore 21 dallo studio centrale di TV6, puntuali come sempre, nonostante la sosta di campionato, campionato di Serie B che riprenderà venerdì per il Pescara in casa contro il Pisa, 8 giornate dal termine del torneo cadetto. Parlare ancora di salvezza potrebbe significare deludere qualcuno, quindi senza se e senza ma andremo avanti in questo percorso finale della stagione raccontando i fatti, sperando anche di essere smentiti sulle negatività di questa squadra. E quanta rabbia ieri sera nel vedere ad esempio la partita della nazionale italiana contro la Bulgaria, nazionale che ha una colonna portante rappresentata proprio dai colori biancoazzurri di Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Verratti. Addirittura nella Bulgaria c'è stato anche Ciocev che è passato come un turista qui a Pescara nella passata stagione. In pratica, in pochi anni, si è passati dall'avere giocatori talentuosi che oggi indossano la casacca azzurra fino al baratro della Serie C. Abbiamo tanti argomenti questa sera, ma vado subito a salutare in studio Andrea Costantini. Buonasera Andrea, ci dici Buonasera. intanto quali saranno gli impegni nelle varie nazionali da parte dei giocatori del Pescara? Sì, intanto diciamo che 4 ore fa José Machin è approdato all'aeroporto di Parigi, quindi insomma sta per rientrare in Italia. Domani sarà a disposizione di Grassadonia. Machin, che è stato impegnato con la sua Guinea Equatoriale, due partite, una vittoria e una sconfitta, ma anche la qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa. Dunque Machin ha chiuso i suoi impegni e sarà pronto da domani. Chi invece è ancora in nazionale? Beh, Raul Bellanova, che domani ha una partita decisiva, domani sera contro la Slovenia. L'Italia deve vincere per qualificarsi alla fase finale dell'Europeo Under 21. Quindi poi da mercoledì Bellanova tornerà a disposizione di Grassadonia. Memuscià invece sarà impegnato mercoledì sera con la sua Albania in trasferta a San Marino, gara valevole per le qualificazioni ai campionati del mondo in Qatar, e quindi Memuscià tornerà giovedì a Pescara. A te. Intanto saluto Maurizio Daguin in regia. Vi annuncio subito, questa sera abbiamo tanti ospiti come sempre, però dalle ore 22 in poi ci sarà una piacevole sorpresa, una zanzara che ci pungerà nel corso di questo numero di replay. Quindi una sorpresa gradita un po' a tutti gli abruzzesi dalle ore 22 in poi. Allora, parliamo di calcio con un allenatore, un abruzzese, anzi uno dei pochissimi allenatori abruzzesi che sta sorridendo quest'anno. Si tratta di Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, collegato già con noi dalla Toscana. Buonasera, mister. Intanto complimenti Buonasera. per il lavoro. Ho detto bene, uno dei pochi abruzzesi a sorridere su quella panchina, perché ricordiamo che quest'anno le cose non sono andate, per il giusto verso a Massimo Oddo, Eusebio Di Francesco, a Marco Giampaolo. Ha rischiato anche Fabio Grosso dopo l'esonero dal Sion, ora è al Frosinone e non sta attraversando un momento favorevole Roberto D'Aversa, anche se non ha grandi responsabilità sulla situazione in classifica del Parma. Oltre a D'Angelo vado a salutare gli amici collegati in piattaforma, quindi il collega Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Buonasera. Saluto Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, e saluto Ciao a Riccardo tutti, Pinco, buonasera salve. Riccardo. Ciao, Allora, buonasera a te. Luca D'Angelo, non ci proiettiamo subito in Pisa Pescara perché Luca D'Angelo ha un percorso davvero bello da raccontare nella sua esperienza di allenatore. Fa strano essere forse l'unico allenatore abruzzese a sorridere quest'anno? Diciamo che ci sono stati anni migliori, però credo che la cosiddetta scuola abruzzese sia sempre primeggiante a livello italiano, tenendo conto poi che la nostra regione non è così grande. Quindi siete in tanti, tutti bravi, poi si alternano le fortune ovviamente nelle varie stagioni. Sì, quella è una componente fondamentale in tutte le attività della vita, figurarsi sulla scuola. Però credo che sui risultati raggiunti da tanti miei colleghi conterranei ci sia poco da discutere. Ecco, per D'Angelo questo è il terzo anno però di grandi risultati a Pisa, perché anche in passato poi,
ne aveva ottenuti, ricordo prima di Pisa la Casertana, se non ricordo male, però Pisa è stato un po' il tuo trampolino di lancio. Ci diamo del tu, Luca, ti chiedo perdono solo perché ti conosco da una vita, altrimenti non mi permetterei. Ci mancherebbe. Sì, sì, questo è il terzo anno, no? È una piazza ovviamente molto, molto calda, che sta soffrendo in maniera particolare il fatto di non poter seguire la squadra in casa e anche le partite esterne, è una società di grandissima tradizione. E così, stiamo andando bene, ma adesso mancano 9 partite, dobbiamo ovviamente continuare. Ecco, ogni allenatore si sente sempre in discussione ogni anno, anzi ogni giorno. Tu sei uno di quelli, oppure visti i risultati finora acquisiti puoi restare un attimo più tranquillo, dico solo un attimo? No, io credo che chi fa questo lavoro per forza di cose sa che sono legati ai risultati, così, gli applausi sicuramente. Ripeto, è stato anche un periodo non positivo il primo anno, ma mi sono sempre sentito molto apprezzato dalla società e questo ha aiutato molto il mio lavoro. Ecco, c'è qualcuno che vuoi ringraziare per essere arrivato dove sei arrivato? Non parlo solo di Pisa, parlo un po' della tua carriera. Io ho avuto così, la carriera calcistica somiglia molto alla carriera da allenatore, perché io da calciatore ho giocato C2, C1 e B, sempre vincendo, non mi ha mai comprato nessuna squadra di categoria superiore, abbiamo vinto con i compagni di squadra ovviamente di diverse formazioni di campionati e sono arrivato a giocare più di 100 partite in Serie B. Da allenatore mi sta accadendo la stessa cosa, perché io sono partito dagli allievi del Rimini, e ho vinto l'Interregionale, e ho vinto la C2, ho vinto la C1 e sono arrivato a Serie B. I ringraziamenti sarebbero troppi, farei torto a qualcuno, perciò ringrazio, facciamo c'è così. Sempre un elemento, c'è sempre un elemento che fa la differenza nella carriera di un professionista, no? Beh, io ringrazio la mia tenacia innanzitutto, perché io ho sempre creduto di poter fare il giocatore a discreti livelli come ho fatto e ho sempre creduto di poter fare l'allenatore e sinceramente non pensavo di poter arrivare in Serie B, però ci siamo riusciti, io e il mio staff, perciò siamo tutti molto soddisfatti. Adesso sentiamo cosa pensano di te invece gli amici collegati. Vorrei partire proprio da Totò De Leonardis. Totò ha visto ovviamente crescere sia come giocatore sia come allenatore questo rappresentante della città pescarese e quindi Totò hai bene in mente la strada fatta da D'Angelo. Non sentiamo Totò De Leonardis, quindi... C'è il muto. Ecco sì, ecco, forse sì, adesso... Sì. Sì. No, l'ho seguito perché insomma lui è pescarese, tra l'altro insomma l'ho visto giocare anche quando giocava in Abruzzo e poi l'ho seguito come allenatore, credo che stia facendo una carriera partendo dalla gavetta, voglio dire, perché non ha avuto niente di regalato, insomma. Ecco, cosa ti ha colpito di più di questi risultati ottenuti da D'Angelo? Abbiamo qualche problema sulla linea audio di Totò De Leonardis? Ma soprattutto Francesco. Io credo... Sì, Totò, ok. Sì. Ti sentiamo. Dicevo, cioè, quello che mi ha colpito è il fatto... Come ha affrontato questa avventura? Cioè, dalla C alla B senza avere problemi, cioè voglio dire, con lo stesso modo con cui ha affrontato ha cominciato, voglio dire. Quello che gli voglio chiedere, lui adesso sono 3 anni che sta a Pisa, ha fatto risultato, una promozione, una salvezza. Ecco, quando sento sempre parlare dell'allenatore, parlano sempre di progetti, allenatore e dirigenti. Abbiamo un progetto, stiamo portando avanti un progetto. In che consiste questo progetto, Luca? Fammi sapere.
Vincere le partite. Solo quello, voglio dire. No. Ma io penso che il no, voglio dire, tu... Dimmi. No, volevo, tu hai avuto anche momenti non molto facili, soprattutto l'anno scorso. Per cui ecco, questo progetto come viene portato avanti e perché spesso, voglio dire? No, io credo che il binomio che si è creato tra me e la società, innanzitutto, sia stato frutto dei risultati che abbiamo ottenuto. Non è che possiamo girarci attorno. Ovviamente la conoscenza reciproca tra me, il direttore generale, il direttore sportivo e il presidente è cresciuta nel tempo, e nei momenti di difficoltà loro hanno visto probabilmente, questo andrebbe chiesto a loro e a me, che il lavoro che veniva svolto durante la settimana era sempre molto propositivo. A volte poi i risultati possono venire o meno, ma ho sempre sentito la classica, come si dice, fiducia incondizionata da parte della società. Per quello che riguarda il progetto nel calcio, noi siamo abituati molte volte a dire parole che non vengono seguite dai fatti. Se per progetto si intende essere persone serie, la nostra società lo è al 100%. Intanto vedo collegato un altro amico da Sirmione, sta lavorando nel suo ufficio di Brescia, l'agente dei calciatori Dino Zappacorta. Buonasera Dino, ben ritrovato. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao. Hai visto quanti anche... amici ci sono? Buonasera. Beh, insomma, ci sono i super amici che saluto, Totò in primis, per una questione di ruoli, centravanti e alla sinistra. No, di ruoli in campo, Totò, il bomber e l'assist man. Poi saluto Riccardo che lo vedo sempre con piacere e tutti gli altri, l'altro anche lo nomino, è un fratellone. Ma io volevo spendere una parola, cioè volevo dire una cosa, io sono veramente stupefatto. Scusa, non hai salutato l'allenatore del Pisa? No, dai, dammi tempo, ci arrivo. Io sono veramente sono stupefatto, Enrico. Sì. Dal fatto che Luca D'Angelo, che conosco appena di vista, non è che lo conosco poi bene, ma... Questa sera per venire da te, io ho visto che si è aggiustato i capelli, si è fatto la barba, perché lui fondamentalmente è un Orzo Way, vi ricordate Orzo Way? E questa è la chiave del suo successo, secondo me, perché lui è così, un po' mi rispecchia, cioè quel che pensa, pensa, quel che dice, e gli altri si devono adattare a lui. Bene, abbiamo già capito, stavamo facendo dei discorsi un po' seri. Ma questo è un discorso serio, Enrico, questo è un discorso un serio, io non lo posso... Di farli, ecco. È arrivato. Non posso chiamare... Non posso Dino, chiamare Luca D'Angelo come ci chiamiamo di solito al telefono. Dai in campana, Dino, che alle 22 ci sarà una bella sorpresa per te. Mi devo preoccupare? No, ci mancherebbe. Francesco, Luca D'Angelo, Dino. Cosa ti ricorda, Francesco? Non ho capito perché ero distratto, ci sovrappone Dino. Stiamo in campana tutti, forza Francesco. Luca D'Angelo, lo ricordi più da calciatore o adesso da allenatore affermato? Beh, molto di più da allenatore affermato, perché mi sembra che come campionati ne ha vinti, ossia come carriera è più luminosa quella da allenatore che da giocatore. Sono curioso di chiedergli se è meglio l'azione, ossia lui se ritiene migliore l'azione, cioè il calcio che parte dal passo fatto di passaggi ripetuti e alcuni a rischio, oppure la palla che deve andare con una certa velocità verso la porta avversaria. Costruzione dal basso si chiama. Credo che ci voglia la giusta misura, nel senso che per quello che facciamo noi, se le squadre avversarie vengono al limite dell'area a prenderci, noi cerchiamo di verticalizzare il più velocemente possibile. E invece sono squadre più attendiste, anche noi cerchiamo di giocare dal basso, ma senza essere talebani in nessuna delle due situazioni. Invece credo che Riccardo Crinco voglia chiedere qualcosa per questa partita di venerdì. Cioè, non è che abbiamo l'allenatore del Pisa e non chiediamo nulla su Pescara-Pisa, o no Riccardo? No, assolutamente, anzi... Voglio fare innanzitutto i complimenti perché io non ti conosco ma ti seguo perché mi hanno parlato molto sempre di te e quindi ti seguo anche perché alleni una piazza importantissima quale Pisa. Chi ti ha parlato di lui?
Ma tante persone, tutti quelli di quelle della notte dove lui non ha mai giocato, perché non era qua, se no anche lui avrebbe fatto parte di quella meravigliosa squadra composta da tutti i giocatori del Pescara dove abbiamo vinto. Ti ho fatto questa domanda perché lui conosce la squadra di quelli della notte, capito Riccardo? Quindi io penso che lui la conosca, domandiamogliela se la conosca, perché ha tanti amici che giocano in quelle della notte. Adesso, a parte gli scherzi, gli volevo domandare quanta pressione ti aspetti da questa partita, perché per il Pescara è veramente quasi una partita d'ultima spiaggia. Immagino che anche tu senta questa pressione da parte di tutto quello che ti circonda. E ti volevo anche dire, dall'addetto ai lavori, questo campionato un po' particolare, senza tifosi, rispecchia la classifica, rispecchia i veri valori, o c'è qualche squadra che è più su o più giù rispetto a quello che ci aspettavamo in quest'anno, a partire dal Pescara, che onestamente non ce l'aspettavamo in questa posizione? Per quello che riguarda la prima domanda, noi siamo più che consapevoli che sarà una partita dura, nel senso che il Pescara è ovvio che cercherà il massimo risultato, anche noi però faremo lo stesso e vediamo alla fine chi l'avrà vinta. Per quello che riguarda la classifica, rispecchia abbastanza probabilmente delle squadre pronosticate ai playoff per la vittoria finale del campionato, manca un po' attardato il Frosinone. E al posto del Frosinone probabilmente è entrato in Venezia, nel senso che all'inizio stagione non si pensava che si potesse trovare in quella posizione di classifica. Però c'è tempo per recuperare il Frosinone, secondo me. Allora, c'è una domanda di Andrea Costantini e poi ti affido a Dino Zampacorta. Andrea. Sì, buonasera mister, la saluto. Un paio di domande. Purtroppo il Covid ha attanagliato questo campionato. La vostra ultima partita è stata rinviata con il Pordenone, ma anche il Pisa ha avuto un piccolo focolaio. Ecco, a che punto siete da questo punto di vista? E poi, per la stagione del Pisa, siete partiti male, vi siete ripresi molto bene e ora vi ritrovate nella posizione dello scorso anno, cioè state lottando per prendere una delle ultime posizioni per la zona playoff. Lo scorso anno siete stati un po' sfortunati, quest'anno siete pronti? Per la questione Covid credo che oggi si sono negativizzati gli ultimi due giocatori, cioè Sodimo e Mastin, però probabilmente non saranno nella partita, perché è ovvio che non si sono mai allenati negli ultimi 10 giorni. E noi l'anno scorso non siamo andati ai playoff per la classifica Bursa con Empoli e Frosinone, abbiamo fatto gli stessi punti, però avevamo una classifica Bursa peggiore e siamo usciti. Quest'anno non siamo vicinissimi, perché siamo a 4 punti dal Chievo, con una partita da recuperare. Credo che la cosa migliore per noi sia quella di non star troppo lì a guardare quelli che sono i risultati, ma giocare ogni partita per fare. Allora, vorrei tornare da Dino Zappacorta. Dino, ci sei? Sì? Credo di sì, ditemelo voi, sì, ci sono. Sì, ci sono. Intanto ci sono una bella maglia di Robby Baggio, bellissima. Bei ricordi. Diciamo all'inizio Luca D'Angelo, questo è stato un campionato, una stagione difficile per gli allenatori abruzzesi, per Eusebio Di Francesco, Massimo Oddo, Marco Giampaolo, Fabio Grossa adesso ha ritrovato la panchina a Frosinone, D'Aversa, nonostante non abbia grosse responsabilità, però non sta vivendo un bel momento. Luca D'Angelo invece è l'unico rappresentante resiste. Regione, non solo resiste, ma sta facendo bene da 3 anni. È un caso che l'Abruzzo abbia perso qualche colpo o è bravo solo D'Angelo? Luca, innanzitutto faccio vedere le mani, dove ce le hai le mani? Faccio vedere le mani? Ah, ecco, no, perché scherzo, Luca, cioè, conoscendo la superstizione è un caso di Luca, ci manco solo io. Abbia perso questi attori della panchina tutti in un anno? No, cioè, non è questione di essere più bravo Luca D'Angelo e meno bravo gli altri, assolutamente no. Diciamo che il destino quest'anno ha voluto in questa maniera, come quando, per esempio, mi ricordo 3 anni fa,
avevamo una rappresentanza di allenatori abruzzesi tra A e B pazzesca. Ho saltato anche il nome di Vivarini in Serie B, che non se la vede bene. Ma ci sono delle stagioni, Enrico, che purtroppo non è questione di essere bravi o meno bravi, perché il valore di queste persone che abbiamo nominato credo che sia indiscusso. Quest'anno, ripeto, sono stati esonerati tutti, anche Fabio Assione è stato esonerato, noi ci giriamo intorno, però devo dire che Luca D'Angelo è bravo, ma gli altri non è che siano meno bravi, insomma, anche perché hanno ricoperto dei ruoli in delle squadre. Infatti è un caso che tutti quest'anno hanno vissuto una stagione deludente. È assolutamente un caso. E invece Luca c'ha quella cazzimma che l'ha sempre contraddistinto, perché lui si vanta di venire da alcuni quartieri di Pescara dove bisognava sgomitare per andare avanti tutti i giorni sin da bambino, e questo lo sta portando ad essere quello che è. Io ho dei ricordi con lui pazzeschi, nei tempi del Castel di Sangro, forse anche prima, abbiamo vissuto giornate e serate insieme all'epoca della cavalcata del Castel di Sangro, lui è venuto dopo. Ma, insomma, voglio dire, Luca è una persona vera, ecco, una persona vera. Poi l'allenatore, secondo me, questo non vuol dire che gli altri non sono veri, evidentemente. No, stiamo parlando di capacità. Luca, io parlo di Luca, e ovviamente esprimo quello che penso di Luca. Anche gli altri sono veri, ma io Luca vi dico che ma povero. No, io invece sono preoccupato, perché quando Riccardo fa le domande a Luca, essendo pescarese puro sangue, tu parlando molto milanese e nordico, io se vuoi traduco quello che dici, perché non so. Io ti ringrazio Dino, perché che Luca ti risponde, però non so se capisce il milanese così figa come parli te, non c'ha capito. Però forse è anche una tattica di Luca, o no? Luca, lo chiedo direttamente a te. Quale tattica? Quella di mantenere questa umiltà, questa, se vogliamo, ingenuità, fuori dal campo, fuori dal lavoro, intendo. No, io ho capito, ma io non, cioè, no, sento molte volte dicono che io sono umile, infatti non è vero. No? Sono umile nel senso che io sono conscio delle possibilità che ho, è diverso. È umiltà. Sono due cose diverse. È questo, non faccio voli pindarici, faccio un passo alla volta, però non è che sono umile nel senso che aspetto lì come bastoni, no? A me va a... No, ma parliamo fuori dal lavoro, parliamo, anzi, tu bastoni. È difficile fiscalizzarsi da solo. Com'è la vita a Pisa? La tifoseria è molto cara. Va bene, dai, che ci importa com'è la vita a Pisa? Scusami, no, Riccardo. No, la tifoseria. Poi è sbagliato, Riccardo. È la tifoseria. Scusami, Rick, perché vado di fretta stasera. Va bene. Domande banali, viene bannato subito. Ma non era banale, era perché c'è una tifoseria molto accesa a Pisa. Questo calcisticamente, assolutamente. Vabbè, io che pensavo femminile. No. Allora facciamo Luca. Vai, Luca. Com'è l'ambiente calcistico? È una piazza che ha grande tradizione, la squadra è seguitissima in maniera totale. Noi l'anno scorso, finché non c'era il lockdown, eravamo sempre stadio sold out, tutte le partite in casa. Sold out, Luca. Luca, prima di lasciarci, perché avevo promesso che ti rubava un poco spazio, fammi fare una domanda a Dino. E poi chiudiamo con te. Dino, adesso parlando della situazione del Pescara, tu hai vissuto situazioni difficili a Brescia, a fianco a Corione, retrocessioni dalla Serie A alla Serie B, pur avendo giocatori importanti, no? Pirro, Baggio, insomma, tanti campioni hanno indossato la maglia delle rondinelle. E quindi anche il Brescia ha passato momenti difficili. Dove secondo te si è sbagliato quest'anno a Pescara? È un discorso molto complesso, ma sintetizzandolo, e cosa puoi segnalare? Beh, Enrico, ma perché fai proprio a me queste domande qui? Sono complicate. Devo fare, siete collegati voi, quindi gli altri che Luca non mi può rispondere, lo faccio a te. No, sarò rapido. Io ho sempre detto che calcisticamente Pescara e Brescia hanno molte similitudini, dal tifo alla passione, ai giocatori, al sali scendi su e giù, tra e più e tutto quanto. E voglio continuare a pensarla così. Ovviamente su a Brescia c'era Corioni all'epoca, insomma, il defunto Corioni, grande presidente, insomma, non sta a me dirlo, che era un tifoso prima di essere un presidente. Lui aveva dei sogni, Baggio, insomma, è inutile che sto lì
ogni anno doveva, cioè lui godeva a prendere questi campioni, semmai si pensa ormai in via di tramonto dopo i 30 anni, ma sì, per una città come Brescia sempre è stata tantissima cosa. Dov'è che si è sbagliato a Pescara, Enrico? Secondo me, io poi posso esprimere, cioè Pescara non è che si sta sbagliando quest'anno, sono 2-3 anni che secondo me non si sta facendo bene, più che sbagliare, perché c'è da dire una cosa, colui che sbaglia è colui che fa, quindi in qualsiasi caso un plauso a chi fa, io la penso così, no? Colui che non sbaglia è colui che non fa, e quindi non ci dimentichiamo che il Pescara negli ultimi 10 anni ha avuto delle promozioni importantissime. Ha avuto delle soddisfazioni grandissime sul pullman scoperto, c'ero anch'io alcune volte a festeggiare. Negli ultimi anni purtroppo si sono stati fatti degli errori, ma non solo a Pescara, io credo che il calcio stia prendendo un andazzo che proprio non... Ecco, invece io mi piacerebbe, Enrico, non so se ho dato una risposta esaustiva, ma mi piacerebbe chiedere in diretta, così non gliel'ho mai chiesto in privato, glielo chiedo adesso a Luca, se lui lì, ma sicuramente Luca non mi dà le risposte banali, perché poi ti mando messaggi in privato e ti distruggo. Allora, io volevo sapere solo questo, se era possibile. E lì ci sono i ruoli, vengono, diciamo, c'è un presidente che è presente, che vuol sapere, che viene al campo, c'è un direttore che io conosco benissimo, insomma, che è presente, che se ci sono problemi si interviene pesantemente o col bastone o con la carota e tutto quanto. Oppure, ecco, rispondi senza oppure, rispondimi te, per favore. No, noi abbiamo il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo, è una società con poche figure, ma ben presenti durante la settimana, e come accade, credo, in tutte le società professioniste, se c'è qualche problema disciplinare che riguarda i calciatori. Se sono riguardanti il campo, intervengo io, il direttore sportivo. Se sono riguardanti la vita in generale, interviene direttamente il direttore generale. Quindi ci sono i ruoli ben stabiliti, insomma, ecco, questo volevo chiedere. È molto più ampia la mia domanda, ma mi sì, fermo. Sì, no, io gli assegni degli stipendi ancora non li pago, anche se non ne avrei la possibilità. No, vabbè, ma tu sei troppo intelligente, hai capito benissimo adesso, voglio dire. No, sì, io faccio la formazione, il direttore sportivo gestisce insieme a me le questioni calcistiche, le dinamiche di spogliatoio, direttore generale, presidente. Allora affondo la lama sulla ferita. Quando si tratta di prendere o far uscire dei giocatori, ovviamente tu dici la tua, il direttore dice la sua, e poi al limite si riporta un po' al presidente. Come funzionava una volta oppure no? Questa è la domanda. Ah, no, sì. Noi la gestione del mercato paritaria tra il direttore generale, il direttore sportivo e allenatore, e poi riportiamo tutto al presidente, che ovviamente poi è quello che dal punto di vista economico deve fare quadrare tutto il fondo. Allora, ha risposto lui, allora sì. Ha risposto, ti ha risposto lui? Tu mi hai fatto una domanda e ti ha risposto lui. Beh, però potevi anche esprimere personalmente questo pensiero. No, beh, l'ho detto, che negli ultimi anni il calcio purtroppo è cambiato. Quindi c'è stata una mancanza del rispetto dei ruoli. Ma questo accade non solo in alcune piazze, purtroppo adesso la predominanza è così. Infatti ero curioso di sapere come funzionava a Pisa, perché giuro non lo sapevo. Ok. Luca D'Angelo, ovviamente Luca, oltre a puntare in alto con la sua squadra, credo che speri nella salvezza del Pescara, anche se ormai sperare è diventata una cosa un po' utopistica, perché ho detto in apertura non dobbiamo illudere nessuno, e quindi la salvezza del Pescara è pura utopia. Ma la panchina del Pescara, non dico in un campionato inferiore, resta un sogno nel cassetto di Luca D'Angelo, oppure si può pensare ad altro? No, il Pescara è Pescara, città, mi sono sempre nel cuore, la mia famiglia vive a Pescara, mia moglie, le mie figlie, mia mamma, mio fratello, tutti i parenti, io vivo a Pescara, appena posso torno immediatamente a casa, perciò Pescara è casa mia, e per quello che riguarda un giorno poter allenare il Pescara, io non mi potrei tirare indietro in futuro, quando la mia avventura a Pisa sarà terminata, perché ripeto, Pescara rimane sempre una società, a mio avviso, una piazza importantissima.
E quindi tornerai anche all'isola di Zetra, Dino Zappacorta, perché qualche serata forse si rifarà anche lì da Dino, o no Dino? Non hai sono chiuso? Riuscito nel mio sogno del cassetto a farlo cantare, cioè... non sono riuscito. No. Quando finirà il campionato tornerà anche Dino, all'isola di Zetra. Dino, ti sbagli perché ho cantato insieme a Tomei. Ah, è vero, chiedo scusa, no, io parlavo da solo, perché in due è facile, in due è facile. Da solo. C'è qualche amico in piattaforma che si vuole togliere l'ultima curiosità con Luca D'Angelo perché ci sta lasciando? Avete qualche... Dove vai Luca? Stai con noi Luca? No, a parte Dino, non so se Totò possiamo chiudere qui con Luca D'Angelo, vabbè non vedo nessuno. Alzare il braccio, Riccardo voleva fare un'altra domanda perché prima forse sono stato severo, Riccardo no. No, io... Mi perdonerà. No, guarda, la domanda ne avevi veramente tante da fare. Falle una subito. Con che modo lo affronterai? Siamo alle 27. Allora, tra settimana dovrebbe giocare su divisione col 3-4-1-2. E fa la spia, fai. Ma c'è stato tutti i giornali. Luca, scusa, digli la formazione, facciamo prima a questo punto. Va bene, ho capito. Ringraziamo Luca D'Angelo che è stato gentile perché è un pescarese, quindi ci tiene ovviamente alla sua città. Ovviamente venerdì, da serio professionista, penserà a fare strada con il suo Pisa. E noi ti auguriamo veramente di cuore di salire sempre più in alto in questa classifica. Grazie. Ma da sabato, Enrico, da sabato? Da sabato, certo, da sabato, non da venerdì. Ognuno pensa alle proprie squadre. Grazie Luca e se non ci sentiamo buona Pasqua. Grazie e buon lavoro per la finale di ciao, grazie. Ciao a tutti. Grazie a Luca D'Angelo. Allora, ero rimasto con Dino Zappacorta su quel discorso che voleva affrontare in maniera seria, poi lui lo ha girato un po' a Luca D'Angelo, perché volevo fare un altro tipo di riflessione con te, Dino, prevedendo un futuro realistico, non negativo, quello di una probabile retrocessione in Lega Pro, il Pescara perderebbe anche un fiore all'occhiello, cioè il settore giovanile con la squadra primavera. Ecco, tu che hai seguito molte volte i giovani, credo che abbia anche un elemento, me l'ero segnato, ecco, Mercado, no? E questo è un danno consistente per la società, per i ragazzi, per lo staff tecnico, no? Enrico, io voglio sperare ancora che noi non retrocediamo, anzi. Premesso questo. Secondo utile, non voglio neanche pensare. Ma ovviamente è chiaro che una retrocessione è un danno pazzesco, ma da tutti i punti di vista. Settore giovanile, non solo la primavera, è tutto il settore giovanile che ne risente, perché gli introiti sono diversi, perché risalire è difficilissimo. Ci sono tanti di quegli aspetti negativi che, credimi, non voglio neanche... pensarlo, ma ovvia la domanda che hai fatto tu e ha una logica, certo, nel momento in cui dovessi retrocedere tanti ragazzi, assolutamente non solo Mercato perché ce ne sono tanti validi. Sì, a te chiedo di Mercato perché segui tu le sue, sei un po' il suo consulente, lo hai creato tu, quindi prendo l'esempio da Mercato. Ed è vero, ma oltre a Mercato non ci dimentichiamo che la primavera è prima in classifica, adesso non ha saltato le ultime due partite per alcuni casi di positività, ma credo che abbia tutte le chance per vincere il campionato. È una primavera 2 che vince un campionato in una piazza come Pescara con la prima squadra che retrocede, veramente credo non sia mai successo, quindi non deve succedere. Può andare all'estero, è sotto contratto, come funziona? No, nel caso specifico ci sono alcuni ragazzi della primavera che sono con contratto, altri no, no, Mercato non c'ha ancora il contratto. Quindi tutte posizioni diverse sono. Com'è? Sono tutte posizioni diverse. Sì, ce ne sono alcuni che hanno già un contratto, casomai il 2001. Okay. Ma... Che è successo, Dino? No, aspetta, rimetto un attimo, sai perché? Ho provato a togliere queste cose qui, delle cuffie. Che fai? Prova in diretta. Sì. Però le devo rimettere perché un po' sarà che sono vecchio, sì. Un po' sarà noi ti che sentiamo, non ci sento. Quindi ti sentiamo regolarmente. Ma io non sentivo, sono adesso tutte sì. Posizioni contrattuali diverse dei giocatori di questo campionato. Sì, sì, nella primavera ci sono alcuni ragazzi che hanno già il contratto, che casomai 2001. E poi ce ne sono tanti altri che non hanno il contratto, insomma, ecco, che potrebbero essere pronti a stipulare un contratto salariale, quelli più validi, mi auguro. Però ripeto, con una retrocessione è un dramma. Quindi voglio dire, può andare all'estero?
Ma chi non ha contratto, tutti possono andare all'estero. C'è solo da pagare un diritto di formazione e per il resto si va all'estero. Chi non ha il contratto non ha vincoli con il club d'appartenenza. Quindi la società, Enrico, perde questo patrimonio? Sì, certo. È già successo purtroppo già in due casi, l'anno scorso e due anni fa. Oh, invece chi ha contratto cosa succede? Se non può disputare il campionato primario. Hanno il contratto? Giocatori che hanno il contratto, se il Pescara possono rimane in B, ceduti. Possono essere ceduti, ma anche okay. In Serie C, ripeto, non voglio neanche nominarla la Lega Pro, ma comunque hanno un contratto, se rientrano nei piani per affrontare un campionato di Lega Pro, bene, altrimenti si vanno dati in prestito. A qualcuno si potrebbe anche proporre la rescissione di contratto, ma sono bravi, quindi a nessuno verrà proposto, credo io, insomma. Ecco. Intanto c'è un altro amico collegato, Roberto Bosco. Buonasera Roberto, ben rivisto. Ciao Enrico, ciao Dino. Passano meglio, non diventi più giovane. Che noi... sei dalla sua Reggio. State bene voi, ve lo dico io, lì al mare, altro che palle. Certo. State proprio bene. Bravo, bravo. Senza lockdown noi facciamo tutto all'aperto. Ristorare, noi ci aggiorniamo sempre, ogni 5-6 mesi vogliamo sapere come sta Roberto Bosco. Quindi Anche perché c'è da farti perdonare quell'episodio là. Quindi vale. Per tutta la vita ti dovrei dire, per forza è così. Quale episodio? Andiamo in pubblicità, per favore. No, di pagare. Andiamo in pubblicità, andiamo. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Giovanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21.42, rientriamo in diretta con i nostri ospiti. Vi ricordo che dopo le ore 22 ci sarà una sorpresa, quindi restate con noi. Sono rimasti ovviamente collegati Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, Dino Zampacorta da Sirmione e da Reggio Roberto Bosco. Roberto, riparto da te perché l'ultima volta che ci siamo sentiti era il 13 dicembre. Non sono cambiate di molto le cose qui a Pescara, a dirla tutta, sono peggiorate. Sono peggiorate, bravo Francesco. Ti sei chiesto, hai un perché, tu da lontano ovviamente, perché noi qui forse abbiamo un'ottica diversa, anzi sicuramente abbiamo un'ottica diversa. Tu che sei il doppio ex di Pescara Pisa, per questo ti abbiamo ovviamente cercato di ridarci un po' di allegria, perché i vostri nomi ci portano allegria. Ma io non posso fare un'analisi approfondita perché non conosco bene la realtà, però c'è, a parte il Condino, ne parlavamo prima nella pubblicità, il calcio è cambiato, si sa. Non lo so, io lancio non una provocazione, però cioè, secondo me in questo momento qua, più degli allenatori, perché bene o male gli allenatori sono quelli che comandano, ma mancano proprio le figure di una volta, come i direttori sportivi, quelli che sanno di calcio e che fanno le squadre. Secondo me, cioè, più che l'allenatore, adesso manca proprio questa figura qua, che è stata prevaricata sicuramente dai presidenti, dai procuratori, però a questo punto qua mi viene da dire che è una figura che manca, perché le squadre non è che si fanno così in base solo alle questioni economiche, ma cioè, bisogna sapere di calcio per fare le squadre. Roberto, questa è la mia modesta... ti aggiungo subito che questo tuo discorso è giusto, ma a Pescara ne abbiamo due, non è che mancano. Quindi non c'è, non lo so, adesso io non voglio dare delle responsabilità al duo Repetto Bocchetti. Sì, però se mi fai questo tipo di discorso, devo sento sempre parlare di, almeno quello che sento, quello che leggo, il mercato del Pescara lo fa il presidente Sebastiani, il mercato lo c'è. Quindi qualcosa manca, cioè, non lo so, poi ti ripeto. Quindi il discorso parlo è diverso, vuoi dire ci sono i direttori che però non hanno più potere. Perché bravo, la figura esatto, del presidente sovrasta quelle delle, del direttore. Perché la figura del direttore sportivo era una figura importante, una figura, almeno quando giocavo io, che va bene, l'anteguerra, era una figura che capiva di calcio. E se ma quale anteguerra, Robby? Si confrontava con l'allenatore. Adesso cioè, mi sembra. Quindi torniamo al rispetto dei ruoli, torniamo. Esatto, perfetto. E questa al di là è la di causa scatenante di questa... di questa annata, che poi è la seconda consecutiva negativa a Pescara? Ma non è sicuramente questo, però quando le cose non vanno bene c'è una componente generale, c'è tutta una componente, non si può parlare solo di un ramo. È chiaro che però, secondo me, quella figura era una figura importante. Anche perché questo discorso, però, a dire la verità, vale sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose non vanno per il verso giusto, no? Per essere chiaro. E allora, quando invece in nazionale abbiamo...
Chi è che sta parlando, scusi? Io stavo dicendo adesso, è solo da chiedersi perché negli ultimi 2-3 anni, perché che Sebastiani fa tutto lui, o quasi, sono almeno 10 anni, giù di lì, magari i primi tempi quando è rimasto da solo a governare il Pescara, la guida del Pescara, forse c'era qualcuno che, diciamo, lo sosteneva calcisticamente come materia proprio calcistica, non economicamente. Se poi negli ultimi 2-3 anni sono stati anni, l'anno scorso e quest'anno, l'anno scorso retrocessi sul campo, quest'anno con un piede e mezzo già retrocessi, e continua a fare tutto quasi da solo Sebastiani, forse quello che c'è da chiedersi perché. Però qui dopo bisognerebbe entrare all'interno della società e conoscere bene le strategie, sapere con chi si sente Sebastiani quando prende i giocatori, perché determinati giocatori, Giovanni sì e Francesco no, perché i giocatori... Ma come può andare in crisi una società che fino a qualche anno fa aveva giocatori che oggi sono la colonna portante della nazionale, come Verratti, Immobile, e poi anche Biraghi, anche Cristante. Enrico, intanto perché il calcio non è una scienza esatta. Scegliere i giocatori. Francesco, con te, cioè, con gli ospiti che finalmente le risposte già le abbiamo avute. Vorrei sentire Bosco e Dino. Roberto. No, probabilmente è chiaro che quando ci sono queste situazioni qua c'è da fare un'analisi, no, per la fine dell'anno. Io pensavo l'anno scorso che potesse essere, cioè, sicuramente sarà stata fatta, poi come dice lui tutte le annate non sono uguali, è chiaro che però ci vuole anche una linea di continuità su, non diciamo un progetto, perché il progetto in Italia fai fatica a programmare qualcosa, però nell'individuare quei giocatori che sono funzionali a un progetto, a una strategia per un allenatore. Purtroppo quando cambi così tanto poi non riesci poi a fare. Quindi lo chiedo anche a Zampaforte, e poi vorrei sentire tutti e tre gli amici. È cambiato il modo di fare calcio qui a Pescara, Dino? Io veramente sono, ogni volta che mi inviti, sia te che anche trasmissione a livello nazionale, è la prima cosa che dico, cioè, il calcio è cambiato radicalmente, sono cambiati i calciatori, sono cambiate le ambizioni, cioè, purtroppo io adesso dico una cosa che penso che voi tutti sappiate, non so perché, no. Cioè, il calcio è diventato solo business adesso, di calcio non c'è più niente, cioè, è quello che fa Daniele, che, ripeto, è un mio amico, e non fa niente di male, perché la sua è un'azienda, come la mia è un'azienda, come chi ha una fabbrica è un'azienda, e in tutte le aziende ci devono stare ricavi, costi e utili. Laddove non ci sono ricavi di costi utili, è chiaro che l'azienda va in fallimento. Quante squadre sono fallite nel passato? Quindi io voglio spezzare una lancia a favore di questa gente qua, che viene spesso criticata, non solo Daniele Sebastiani, ma scusate, io se volete vi faccio una serie di nomi dove ci sono, parliamo solo di Serie B per rimanere nel nostro ambito, dove in pratica la figura del direttore generale non c'è proprio più. Cioè, il direttore generale per me è un ruolo fondamentale, è quello che deve far ridare i conti. E il direttore sportivo ancora di più è un ruolo fondamentale, come dice Roberto, deve scegliere i giocatori funzionali, ma soprattutto che sanno giocare a pallone, cioè giocatori che sanno giocare a pallone, perché qua di calcio possiamo parlare tutti, perché il calcio è bello per questo, possiamo parlare tutti, siamo tutti degli intenditori, ma in realtà c'è chi si intende davvero di giocatori in chiave prospettiva futura, di vendita, di ruolo, di cambio ruolo e tutto quanto, e c'è chi pensa di saperne e non ne sa. E io in questa situazione io devo dare uno chapeau ai direttori sportivi, perché il direttore sportivo è colui che si deve intendere di calcio, come un direttore di un'azienda deve capire come funziona l'azienda. Tutto questo, Enrico, non c'è più, perché se uno mi dice come fa Cellino ad andare a comprare il Brescia, che lui Brescia non sapeva neanche dov'era, sentiva Corione al telefono all'epoca, mi ricordo, non ci viveva mai perché era lontano, sente lui, viveva a Milano, cioè va a comprare il Brescia per far che? Per far divertire i bresciani? Cioè, ma io dico, no? Ma scherziamo? E poi per 20 anni abbiamo sentito dire, cioè per 20 no, gli ultimi 5, cioè Corioni va, Corioni vaff, Corioni qua, Corioni là, Corioni sotto. Oggi sono lì in braghe di tela a cercare di mandare via Cellino, che sta facendo i suoi interessi. Con la vendita di Tonali si è messo ha ripreso quei 4 soldi che aveva messo e tutto quanto, della squadra interessa poco. Non mi sembra che Cellino sia di Brescia. Questo discorso, perché vorrei tornare da Roberto Bosco.
Noi lo invitiamo sempre perché è il doppio ex di Pescara e Pisa, ovviamente il ricordo di Pescara è indelebile, però quel Pisa in Serie A è rimasto anche, è rimasta una perla della tua carriera, no? Nell'87-88. Ma sì, sicuramente. Dopo gli anni passati a Firenze sono passato al Pisa, dove mi sono fermato la bellezza di 5 anni, ma io sono stato bene a Pisa, poi con un presidente, ecco. Il presidente Ancone, esatto, che vabbè, era un presidente, faceva tutto lui, però era un presidente che nasceva dal calcio, perché era un mediatore, aveva un suo database di giocatori già all'epoca, parliamo degli anni 80, quindi una conoscenza stratosferica dei giocatori che c'erano in giro per il mondo. Per quel tempo era un presidente che poteva permettersi anche di decidere lui su chi, sicuramente poi era un decisionista, lo conoscete tutti, Romeo Conetani com'era. No, io mi sono trovato bene a Pisa, chiaro che Pescara è nel mio cuore. E vedendo la classifica, sai bene che... Vedendo la classifica dico che Pescara ha ancora delle possibilità, se devi giocare fino alla fine, alla morte, e... calcisticamente parlando, Pisa vedo che però è a 4 punti dai playoff, quindi anche loro sarà una bella partita sicuramente. Squadre che tu l'hai mai vissuto una situazione del genere, Roberto? Quella del Pescara? Ma a Pisa, allora, quando ero a Pisa io lottavo in Serie A per non retrocedere, come sapete, in Serie B invece si doveva per forza vincere sempre il campionato, perché per Romeo o vincevi il campionato se no era una stagione fallimentare, e purtroppo nell'ultima stagione è stata una stagione fallimentare perché abbiamo perso lo spareggio a Cireale, che poi retrocedendo in Serie C praticamente Pisa fallì, perché a quel tempo non c'erano più i contributi, tutte queste cose qua. E quell'anno si salvò il Pescara poi. E quell'anno si salvò il Pescara, esatto, bravo, perfetto. Sì. Vedi che è sempre il mio destino. Qualcosa di... No, sei sempre utile al Pescara. Sono sempre... in un modo o nell'altro. Sì, però lì ci sarebbe da aprire un discorso un po' più ampio sulla Cireale, quindi lasciamo perdere. No, vabbè. Senti Roberto, un'altra cosa, perché hai seguito sicuramente lo show, perché è stato un autentico show, quello di Massimiliano Allegri su Sky la settimana scorsa, è ovvio che ti trovi d'accordo su tutto, è ovvio che non puoi smentire nulla, però... No, ma non perché, ma guarda, ma ti dico sinceramente, non perché, perché ci lavoro, pensi, non voglio non fare... Esatto, cioè... Sottoscrivi tutto quello che ha detto Max? Ma cioè, a mille per mille... Proprio, cosa ti è piaciuto di più di quell'ora e mezza di calcio? Ma sempre la sua figura, come posso dire, scanzonatrice, che non prende sul serio, ma nello stesso tempo il calcio è un gioco e bisogna anche saper essere come lui, non malato, ecco, e quindi il suo essere in quel modo lì per me è il massimo, ecco. Lui non vive 24 ore su 24 per il calcio, lo dice lui stesso, però quando c'è da fare le cose serie... C'è un po' come Zappacorta. Poi adesso ho visto che Dino in questo lockdown è tutto, è diventato... Cannavacciuolo, lì come si Zampavacciuolo. Quindi ogni tanto mi dilettavo a vedere i suoi piatti, e devo dire che adesso appena arriverò giù qualcosa mi farà sentire. Appena si riapre siete tutti invitati da Zampavacciuolo. Però non ho sentito sul discorso precedente, perché sto facendo un po' di ping pong, Totò, Riccardo e Francesco, su quel discorso dei presidenti del calcio che è cambiato, in sintesi cosa volete aggiungere? Riparto da te, Totò. Che è cambiato totalmente, voglio dire. Io, cioè, il calcio che ho vissuto io fino a qualche anno fa è quello fatto, le squadre fatte da direttore sportivo e allenatore. E poi c'è il presidente che ovviamente vagliava se l'affare si poteva fare, se non poteva fare, se ne occupava lui direttamente, via dicendo. Però Totò, questo non esiste. In generale, Totò, scusa se ti interrompo. Cos'è successo qui tecnicamente? Ho detto a Totò, gli ho ricordato, scusa se l'ho interrotto, no, che c'era anche il direttore generale che era una figura importante. Video. Gli hai detto una cosa e l'hai buttato fuori dal video, questo è bello, perché non c'era la scrittura.
Vediamo se torna. Totò, torni, eccoti qua. Vai, Totò. Sì, vabbè, no. C'era con me, c'era lì, vabbè. No, dicevo, è un altro calcio, cioè questo non sta succedendo più da diversi anni. Noi almeno per quello che vediamo a Pescara è così anche altrove. Altrimenti voglio dire, Pescara c'ha due direttori sportivi da diversi anni, ha sempre avuto due. Però qual è il loro ruolo? Non lo sappiamo. Io sapevo benissimo che, qual era il ruolo di Alberti, per esempio, nell'anno della promozione di Galeone, il ruolo di Manni, che era il direttore generale in quel periodo. Voglio dire, i ruoli erano ben chiari, cioè adesso non esistono più. Non è un caso. Se vediamo la situazione di questo tipo, come si fanno le squadre, io non ho ancora capito come viene fatto il Pescara negli ultimi anni, e avrei qualcosa da dire pure sulla storia del settore giovanile. Ragazzi, sta parlando Dino una cosa allucinante per il settore giovanile. Mi dici negli ultimi 10 anni il settore giovanile Pescara chi ha tirato fuori? Chi ha tirato fuori con tutto questo impegno che c'è? L'unico è stato Torreira, che veniva, tra l'altro stava per tornare in Uruguay e lo bloccò l'allora direttore sportivo, ripeto. Beh, qualche anno prima che Verratti è uscito da questo vivaio. No, ma Verratti era prima, sì. Verratti era ancora prima, sì, che arrivava. Verratti nasce, sì, Verratti, sì, è un fenomeno, sì, che nasce in un altro mondo. Però questo, tutto lo sforzo fatto in questi ultimi 10 anni, 12 anni, non esiste nulla, ragazzi. Cioè, che esiste? Le plusvalenze, fatemi capire, le vendite dei ragazzini. Cioè, questo, io non vedo il discorso che dobbiamo affrontare con più spazio, con più tempo. Enrico, sì? Siccome mi ha tirato in causa, ha fatto una grande domanda. Dobbiamo andare in pubblicità perché abbiamo una sorpresa tra poco. Lo dobbiamo. Ma mica è più importante di me la pubblicità. Il settore giovanile. Aspetta, Dino. Dobbiamo andare a salutare Roberto Bosco, perché non lo possiamo coinvolgere fino a tardi. E il discorso sul settore giovanile, Totò, è un discorso molto, molto interessante, che avremo modo di affrontare anche con i responsabili attuali. Quindi adesso faremo rispondere. Va bene. Vado a salutare Roberto Bosco. Chiudiamo con un pronostico, Roberto, almeno per Pescara Pisa. Io spero che vinca il Pescara, ma non perché, cioè, voglio dire, io voglio che si salvi Pescara, quindi, cioè, anche se sono giocato 5 anni a Pisa, però spero vivamente che vinca il Pescara. Sono convinto che non ti chiamerà ovviamente nessuna televisione da Pisa. Ascolta, perché volevo salutare mio amico Mauro Antrilli, così. Perché Mauro Antrilli, un bel saluto da Roberto Bosco. Va bene. Grazie Roberto, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 4 minuti, tra poco dovremo avere una sorpresa. Intanto Andrea Costantini vuole subito togliersi una curiosità con Dino Zappacorta, che è ancora collegato da Sirmione. Vai Andrea. Sì, vorrei chiedere a Dino che saluto. Noi nell'ultima partita contro il Vicenza abbiamo chiesto a Grassadonia come mai la vecchia guardia non riesca a esprimersi in campo tecnicamente, non riesca neanche a mettere quel carisma, giocatori che non riescono a trascinare, mentre invece l'ultimo arrivato, che ha 300 partite in Serie A, che è appunto De Sena, è lui un po' il trascinatore di questa squadra. Ma ripetiamo, è l'ultimo arrivato e ha una carriera alle spalle di un certo tipo. Come mai chi è più legato a Pescara e al Pescara non riesce a dare in campo quello che invece si dovrebbe avere da loro? E Grassadonia ha detto soffrono molto la situazione, ma è possibile? Sì. Andrea, la domanda è alquanto pertinente e anche molto intelligente. Io ti posso rispondere che quali sarebbero, diciamo, gli anziani, i senatori, escluso Fiorillo che fa il portiere, sta sempre in porta, ha giocato sempre, eh? Gli altri si sono alternati, perché Balzano si è fatto male più di una volta, veniva da un crociato, Scognamiglio ha avuto un infortunio, poi tre turni di squalifica, poi un altro turno di squalifica, Memusciai ha avuto il Covid e comunque non è stato bene. Io altri senatori sinceramente non li vedo, e poi anche quando ci sono non è che sono dell'undici titolare, che, cioè, inamovibili, perché il Pescara ha cambiato su 30 partite, ha cambiato 35 formazioni. Ciò significa che bisogna Dino, chiedere al mister. Sì. Dino, mo ti interrompo io. Giocatori di esperienza come quelli che ha nominato ed altri possono essere molto utili in situazioni del genere anche quando non giocano. Evidentemente questi non sono buoni né per giocare e né per fare, come vogliamo chiamarli, i leader, i trascinatori, quelli che fanno gruppo, le solite parolone, che nemmeno per fare quello, quindi non sono buoni per fare nulla, solo per andare a spasso. Beh, io evidentemente io, tua... che io li manderei a spasso. Però questa è una tua osservazione rispettabilissima, è una tua idea. Io ti posso raccontare solo un episodio che è accaduto pochi anni fa. Io sono molto amico di Gattuso, una persona che io stimo,
E lui negli ultimi anni il Milan aveva dei problemi quando c'erano ancora i senatori, non so se vi ricordate, no? Ma lui sì. non stava giocando più titolare, giocava o non giocava, non so se vi ricordate. Una volta eravamo a cena a Milano in un ristorante e ho detto: Rivio, ma com'è possibile? Insomma, non riesci più a tenere lo spogliatoio. Lui, insomma, mezzo calabrese, un po' dicendo parole un po' strane, mi disse: compà, dice, se non giochi titolare non hai nessuna forza a parlare con gli altri e quindi devi stare solo zitto. Quindi io non mi ricordo una formazione del Pescara, io mi ricordo Gatta di Cara Camplone, insomma io mi ricordo Piloni Motta Cimpie, però non me la ricordo perché cambiamo, ma non solo il Pescara, si cambia sempre formazione e quando un vecchio non si sente titolare, inamovibile, anche in discussione, come alza la voce con qualche ragazzo un po' più giovane, il calcio è cambiato, questi ti rispondono pure. E allora fai due figure del puntini puntini. Questa è la mia opinione. Totò, vuoi ribattere qualcosa? No, l'unica è Piloni Motta Cimpiele, non esiste. Piloni Motta Mosto, Zucchini Andreuzzo Calgiani, ma ci ho mandato. Tu sei un po' più grande di me, ma io purtroppo... No, ricordiamo che Cimpiele è stato un grande portiere. No, lo ragazzi. So, la rosa, ripeto, Rasi, Nobili, Brunetti, ma io ci ho mandato. Bravo, bravo. Va bene. Hai fatto dimenticare la domanda. Scrivetelo, sì, dopo. Henry, che ti hai mai chiesto? No, se volevi ribattere il discorso precedente fatto da Dino sui vecchi e su questi senatori. In parte sono d'accordo con lui, cioè sul peso che possono avere i senatori se giocano o non giocano, insomma. Può essere pure, di fatto, il problema è se chi non gioca poi crea problemi, ma questa è una cosa che non possiamo sapere. Sicuramente non c'è uno zoccolo duro di questa squadra, non esiste, perché questa non è stata mai una squadra quest'anno e questa è la cosa grave. Del resto si è schierato 30 formazioni diverse, hanno schierato i tre allenatori, ci sarà un motivo. Quindi il male di questa squadra è che non è una squadra, purtroppo, e ovviamente le responsabilità sono inizialmente da chi l'ha costruita e poi da chi le ha gestite. Chiaro. Riccardo e Francesco, per chiudere questo discorso, Riccardo? Ma guarda, quando succedono queste stagioni, trovare un colpevole è difficile. Sicuramente direi che tutti insieme, partendo dalla società, ai direttore generale, al direttore sportivo, ai due direttori sportivi, come vuoi chiamarli, ai giocatori, hanno mancato di quel qualcosa, perché secondo me il potenziale c'era quest'anno. E probabilmente è girato anche tutto storto, e quando gira storto poi è difficile rimettere la barca in mare, perché sta affondando. Però io ti dico, voglio seguire un po' quello che ha detto Dino, cerchiamo di essere anche un po' ottimisti, magari vinciamo col Pisa, non ci agganciamo, ma ci avviciniamo, ci sono ancora 9 partite, tutto sommato crediamoci, perché anche a 9 giornate essere così pessimisti forse... È vero che è la verità ed è la realtà, ed è vero che lo facciamo anche per scuotere, però forse anche un'iniezione di fiducia, magari, crediamoci ancora, non siamo ancora matematicamente in C, dobbiamo crederci per forza. Quindi tu fai parte di quella fascia che ci vuol credere ancora? Guarda, ti dico la verità, per quello che ho visto no, per quello che è il mio cuore sì, perché io credo che mi aspetto da un momento all'altro che giri questo maledetto vento e che è possibile, perché noi abbiamo anche fatto con Grassedonia delle buone gare all'inizio e quindi può essere anche che si ha la possibilità di riavvicinarci. Poi sai, il calcio è strano, può esserci che gira e facciamo 3-4 vittorie consecutive, magari andiamo a vincere a Monza col Monza, può capitare di tutto. Me lo auguro, insomma. Posso? Gino? Chi è che voleva intervenire? Totò, sì. No, proprio riguardo a questo argomento salvezza, che veramente esiste ancora. Bisogna vedere la classifica della scorsa stagione a 8 giornate dalla fine, vale la pena ricordarlo, il Cosenza era terz'ultimo con 30 punti, il Pescara ne aveva 8 in più, il Perugia addirittura 10 in più, poi insomma rischiavano Ascoli e Cremonese,
e per i playoff invece è cambiato tutto. Alla fine il Cosenza si è salvato, però il problema qual è? Il problema è che il Cosenza si è salvato, sì, ha fatto dei miracoli, però è stato necessario anche il crollo verticale del Perugia, del Pescara, della Juve Stabia, che aveva addirittura 36 punti. E quindi, insomma, è possibile. Non solo il crollo delle altre squadre, ma il Cosenza era vivo, il Pescara non è vivo. Sì, sì, esatto. No, difatti, si devono coincidere le due cose. Esatto. Cioè, il crollo di alcune squadre sopra è che tu metti una marcia che finora non hai mai avuto. Quindi, insomma, problemi esistono, però è chiaro che uno magari spera sempre che si possa succedere un miracolo di questo quindi tipo. Quindi nessuno è d'accordo con Dino, mi sembra di capire. Dino, non è questione di essere, Enrico, non è questione di essere d'accordo. Io credo che apprezzo tutta la buona volontà di Dino, da tifoso, da pescarese, tutto quello che vogliamo. Ma alla vigilia, lunedì prima della partita con l'Ascoli, stavamo facendo questi discorsi. Con l'Ascoli è la partita, confronto diretto, in casa lo devi vincere. E non solo non l'hanno vinto, non l'hanno mai pareggiato. Ossia, e poi ha ricordato bene Totò, e tu adesso le puoi vincere, pure tu, quanti ce ne mancano? 8? 8, 9? 8. Allora tu le puoi vincere pure tutte 8. Vabbè, magari se le vinci tutte 8, no. Allora ti salvi da solo. Ma siccome vincere tutte 8 diventa difficile, e tu potrai vincere, intanto dovresti, devi vincere, non dovresti. Devi vincere le partite in casa, a cominciare a venerdì col Pisa, e poi magari fare anche qualche risultato, paio di pareggi, che ne sono, una vittoria, un paio di pareggi fuori casa. Quindi praticamente da qui alla fine del campionato puoi perdere una sola volta. E mi sembra che sia, come devo dire, e non sappiamo se basta, perché se non si fermano le altre, anche se ci sono i confronti diretti, è ovvio, no? Che domenica, il prossimo turno, Cosenza Ascoli. E il conto è facile, il Pescara batte il Pisa e ce lo auguriamo e ci vogliamo credere ancora, e Cosenza Ascoli pareggiano, guadagni due punti su due concorrenti, magari la Reggiana perde pure e guadagni tre, ma dopo per esempio abbiamo Monza e Brescia, è vero, lasciamo perdere Monza e Brescia, poi pensiamo al Pisa, bisogna vincere col Pisa, crediamoci ancora. Francesco, Il problema è un altro, che in campo non ci va Dino Zambacorto, oppure io, oppure Bosco, oppure ci vanno gli attuali giocatori, che hanno dimostrato, soprattutto nelle ultime due partite, di sbagliare la partita con l'Ascoli e poi di fare la figuraccia che hanno fatto nell'ultima partita. La non presenza in campo, ma non di due o tre, quattro giocatori, di un intero gruppo. Questo che preoccupa e non si riesce a capire il perché. Posso dire la mia su questa cosa di Francesco? Certo. Vicine, parla. No, secondo me Francesco, non avendo una grande personalità, non essendo un gruppo, come avete detto anche voi, o quantomeno un gruppo omogeneo, quando si gioca in casa, quando si sente dire bisogna vincere con l'Ascoli, adesso dobbiamo vincere col Pisa, secondo me si crea l'effetto contrario. Infatti, se andate per Pescara, ha ottenuto delle partite, le migliori partite che ha fatto, le ha fatto sempre fuori casa. Vabbè, allora stappo, fermati, facciamo finta che non ho detto nulla. Benissimo, allora facciamo capire ai giocatori che con il Pisa bisogna perdere, no, perché se perdiamo, ma allora che nasco, ma ti stai a dire? Io non dico questo, io non capisco che ma che dobbiamo dirgli? Ma che dobbiamo dirgli? Ma se Scognamiglia, Reggio Emilia fa il miracolo di fare gol, dove si fa cacciare, che nemmeno un bambino al debutto lo fa, nemmeno il giocatore che si è venduta la partita lo fa, non lo fa nessuno, per dire Scognamiglio, per dire Drughi la prima parte del campionato, per dire tutti questi giocatori che stanno qui, arrivano infortunati, quelli che arrivano non infortunati poi si fanno male, quelli che arrivano infortunati ci vogliono 6 anni per recuperare. Io non lo so, ci stanno delle cose che sono fuori, non il calcio è cambiato, qua è tutto un altro mondo. Però Franci, io ti volevo invitare, essendo di una certa età, no? Sarei più sereno, capito? Sarei un po' più tranquillo, non ti arrabbiare. Sono stato sereno fino adesso e io poi ci metto un pochettino di enfasi, perché che ne puoi sapere che per sbaglio l'amico di un giocatore
poi dice, oh, ieri sera ci stava uno che ci ha messo zampa corta, diceva questo, quello, quella, poi c'è stato uno che ci ha messo proprio, si è accalorato, che, ma allora fa che dobbiamo metterci qualcosa di più pure noi in campo, che ne puoi sapere? Qua ti devi attaccare pure alla bombola dell'ossigeno che sta finendo. Allora c'è Andrea Costantini che vuole fare un'altra domanda, vai Andrea. Sì, io aggiungo, per venire alla più stretta attualità, non ne abbiamo parlato, non so se Totò o Riccardo vogliono dire qualcosa, in tutto questo marasmo poi è arrivato anche Massimo Volta, che lo avevamo dimenticato, ma era stato firmato dal Pescara proprio alla fine della sessione invernale di mercato, è arrivato lo scorso fine settimana, oggi ha fatto il suo terzo allenamento con il Pescara, ma arriva a 8 giornate dalla fine con una situazione che sembra compromessa, sa un po' di beffa questo arrivo di Volta, non so se Riccardo, Totò, chi vuole aggiungere qualcosa. Beh, abbiamo fatto lo scambio lì. Guerrini. Hai fatto lo scambio, è vero, passato all'ospedale lo scambio. Riccardo? Totò, prima hai fatto una bella domanda ma non mi hai fatto gli scambi. Sentiamo Riccardo, appunto, Riccardo, di Volta. Ma hai detto tutto tu, a 8 giornate alla fine, anche se arrivasse Cristiano Ronaldo, è difficile, perché adesso si deve entrare con la squadra, ha fatto pochi allenamenti, giocatore di assoluto valore, però hai detto veramente tutto tu, nel senso che mancano 8 giornate, e prima Totò ha fatto una riflessione a mio avviso molto importante, nel dire che oltre il fatto che devi metterci tu, devi anche sperare che qualcuno trolli, ed è difficile che si ripeta come l'anno scorso, che sono trollate 2 o 3 squadre, magari ne può trollare una, ma tu sei sempre penultimo, e quindi le combinazioni devono essere, al di là di quello che sarà il campo, devono infilarsi tante combinazioni che ci permettono di arrivare quantomeno agli spareggi. Per quanto riguarda invece il giocatore, giocatore di assoluto valore, e spero che, come è stato per De Sena, sia un acquisto, anche se è arrivato l'ultimo momento, che ci possa dare, De Sena lo ha dato, un cambio veramente di marcia. Però devo anche dire una cosa, ho visto la partita dell'Under 21, ho visto Bellanova. Ragazzi, ho visto un Bellanova forte, che ha lottato, che ha giocato, che mi sembrava un giocatore diverso da quello che gioca da noi. Adesso, al di là di questo, Dino vedo che annuisci, quindi vedo che sei d'accordo con me, e quindi io mi faccio questa domanda reale: perché questo giocatore gioca con l'Under 21 tutta la partita e fa sovrapposizioni, gioca, trossa, tira? Cioè, ho detto, caspita, è fortissimo, e da noi tutte queste cose che ha fatto in una partita, sì, ogni tanto le fa, però a fatica magari salta l'uovo. E questa è la considerazione che faccio, e onestamente mi dispiace. Posso dire... No, scusami, no, volevo dire su Volta. Cioè, io credo che il primo obiettivo, ma l'ho detto già nelle precedenti occasioni, e questo è il momento di restringere la rosta. Non è che ci serve il salvatore della patria adesso, veramente ci serve che devi fare una squadra. Per fare una squadra non puoi avere 34 persone o 35, devi riuscire a restringere la rosa e puntare su un gruppo preciso, solido. Questo mi aspetto, tutto qua, in questo modo. Va bene, Totò, allora siamo proprio nella parte finale della trasmissione, quindi abbiamo parlato tanto di calcio, vi avevo annunciato una sorpresa, mi fa molto piacere perché è un, lo definisco anche un concittadino, perché è vero che è nato a Roma, però Pescara è un po' la sua seconda città, un volto famosissimo. Questa sera può essere con noi a salutare gli abruzzesi, perché non è in un'altra trasmissione, cioè non è a Tiki Taka. Mi riferisco a Giuseppe Cruciani. Buonasera Giuseppe, come stai? Ciao ragazzi, ciao Enrico. Ti trovi a Roma, ovviamente tra mille impegni, però sei riuscito... Sono a Milano. Sei a Milano. Ti manca un po' Tiki Taka stasera? Ma no, niente, siamo stati, ricorda che siamo stati vicini di casa a Pescara tanti anni fa, cioè sì. Almeno 2 vicini di casa di mezzo ritorno. Questo lo sottolineo per chi non lo sapesse, ma veramente Giuseppe è nato qui nella nostra città, ci è tornato spesso,
nato no, ma insomma sono... No, ci sei tornato. Ah, sono, sì, vabbè, mia sorella abita ancora lì. A voi. Sei legato a questa città, quindi? No, molto, molto, molto. Senti, se ti chiedo, dopo aver visto ieri la nazionale italiana con Insigne, Immobile e Verratti, perché tu sei anche di calcio, e Pescara che sta andando in Serie C, cos'è? Un controsenso del calcio? Vabbè, ma non è un controsenso del calcio che succedono, dai, certo è abbastanza incredibile, no? Cioè, chi seguì quell'anno il Pescara di Zeman non poteva nemmeno lontanamente immaginare che quei due giocatori magari no nel 2021 potessero far parte di una nazionale, però no, ma non farei grandi collegamenti tra questa cosa, anche perché molti giocatori, non so, Insigne non era del Pescara, no? Sì, solo Verratti del Pescara. L'unico del Pescara era Verratti. Per cui non avrei grandi rimpianti, sinceramente. È passato tanto Pescara tempo. Hai sentito parlare anche di Galeone, meglio Galeone o Zeman? Boh, a me non... meglio Galeone, a me Zeman non è mai piaciuto. Perché? Perché non mi intrometto? No, ma non è mai piaciuto a me non è mai piaciuto il fondamentalismo di Zeman, cioè non è che non è mai piaciuto come persona, mi è piaciuto come allenatore. Sì, si parla dell'allenatore. Non sono mai stato un fanatico di Zeman, insomma. Tu lo sai che sfondi una porta aperta a Pescara se parli del mito Galeone, no? Quando torni qui si parla di Galeone e di Zeman, però Galeone è Galeone. Mi sembra uno più pragmatico Galeone, anche lì un'altra epoca, un'altra cosa, però Zeman non mi ha mai entusiasmato, insomma, come idea di gioco, eccetera. Capisco che ha fatto vedere un Foggia eccezionale, dei momenti della Lazio molto belli, anche a Pescara un anno / due forse. Però buoni. Un anno mi sembra che lo difendesti in radio, nella trasmissione della Zanzara, quando doveva andare a ritirare un premio a Chieti, telefonasti al sindaco di Chieti. Sì, ma non mi ricordo perché cosa, l'ho difeso perché lo attaccavano su qualche perché non mi ricordo qual era la cosa. A Chieti, però tu hai telefonato al sindaco e quindi, vabbè. Ti puoi ricordare? Non mi ricordo, qual era l'argomento, ma l'ho difeso non perché Zeman, l'ho difeso su un fatto in particolare. Non sono mai stato uno zemaniano, ecco, quello sì, cioè sono sempre stato. Quindi Galeone. Ecco, per fare un esempio sono più allegriano che zemaniano, per farti capire un po', no? Più allegriano, sono due estremi oggettivamente, sono più allegriano che zemaniano. Perché Allegri è un allievo di Galeone, forse, Perché Allegri? Allegri è un allievo di Galeone, è Galeone che ha cresciuto Allegri. Ma io sono più allegriano perché l'idea l'idea che c'è adesso, che ha anche Pirlo per esempio, del possesso palla continuo, dell'avere sempre la palla, eccetera, è una cosa che non sopporto. Non è che non sopporto, è che non è l'unico modo di giocare, invece oggi sembra diventato l'unico modo di giocare. Allegri, sai, è stata anche la bandiera qui a Pescara, l'abbiamo visto su Sky una settimana fa, certo. Quindi ci ha dato una lezione di calcio, manca il calcio Allegri. Tutte le strade portano a Pescara, si può dire. Bravissimo, bravissimo. Senti, vuoi ricordare anche un amico in comune, Pietro Ferrante, che era anche Pietro, un grande amico. Pietro, un grande dolore purtroppo, Pietro, un grande dolore... Ho saputo tutto alla fine e ci penso costantemente perché vedi, ha realizzato questo anello che porto qui, esatto. Ti faccio vedere, credo che sia stata una delle ultime, se riesco a farlo vedere, eccolo qui, sì. È stata una delle sue ultime realizzazioni per me, una cosa personalizzata per me, volevamo fare una linea insieme e non siete riusciti. E vabbè, insomma, io ricordo solo, guarda, voglio ricordare le cose belle di Pietro. Un pranzo l'anno scorso, non dico il lockdown perché non è il lockdown, a Fossa Cesia, al mare, in quello stabilimento nuovo che hanno fatto, forse voi lo conoscete, non ricordo il nome. Di Donato Di Campi? Come sì, esatto. Sì. Voglio ricordare le ultime volte in cui l'ho visto, la sua vitalità, la sua... Eh sì. È un grande dolore non essere nemmeno andato al suo funerale, ma non potevo. Un grande dolore per tutti.
Senti, tutto all'improvviso, Giuseppe, tutto senza dire anche... niente a nessuno, come nel suo carattere. Poi, no? Conosci anche Dino Zampacorta, no? L'assicuratore famoso in Italia? No. Ciao, buonasera Cruciani. No, magari ci siamo incrociati. Lui perché è famoso, lui giustamente dice da chi è questo qua. No, non ho detto chi è, ho detto non ti conosco. Anche se ci siamo visti a Milano, non da soli, ma eravamo, diciamo che sto anch'io un po' nel giro del calcio, ecco, da un po' di anni, da parecchio. Però non sono nessuno. Tutti i giocatori ci saremmo visti, da Cavallini, da Joseph, ma siamo visti anche in altre situazioni. Va bene, Giuseppe mi ha voluto fare questo regalo perché veramente l'ho visto crescere, non perché abbia chissà quanti anni, molti più di lui, cioè sicuramente ne ho più di lui, però è difficile. Quanti anni hai tu, Enrico? 61. 75. 65? 55, vero Giuseppe? Io ne ho 50, sì, a settembre 50. Tu ne hai 65? No, 61. Ragazzo, 61 yes. te li porti la chiamata, non è che eri molto più grande di me allora, sette anni. C'è chi li porta anche meglio, c'è Francesco Di Francesco che ti vuole salutare perché è un tuo ammiratore, ti segue alla Zanzara, ti segue da Del Debbio a Rete 4, ti segue a Tiki Taka, ti segue ovunque. Francesco Di Francesco. Veloce. Non ha nessuna parentela con Di Francesco, no? No, io sono amico di Dino, guarda, tutti amici, qua un giro, una giostra. Forza Francesco, che vuoi chiedere? Sono quello che ti ha fatto la domanda subito quando tu hai detto non mi piace Zeman, tacchitto, perché io sono innamorato pazzo di Galeone e Zeman. Sacchi. Ma sono molti diversi, sono molto diversi anche Galeone. Mi sono scelto i migliori, però i migliori, Sacchi perché allenavo il Milan, che è la mia squadra. Galeone perché ho cominciato da Teramano a fare il tifo a Pescara quando Galeone faceva innamorare pure i morti del Pescara, e poi con Zeman perché l'ho visto dal vivo. E poi seguire a te, niente, stavo rispondendo a quello che diceva Enrico, seguire a te mica è facile. Quello che mi sono la mia domanda curiosa è: ma tutte le volte che, come devo dire, che discuti tra virgolette con l'interlocutore del momento in una qualunque trasmissione, è sempre frutto del voler rispondere a una fesseria che tu senti, oppure qualche volta lo fai così per rendere più interessante quel momento? Va. Ma allora guarda, devi sapere una cosa, Chiambretti per esempio, io sono entrato molto in confidenza perché Chiambretti ha un suo schema che è centrato su di lui e tu se vuoi entrare a far parte di quello schema lì, di quella trasmissione, di quel contesto, devi adattarti e devi essere funzionale a quello che vuole il conduttore. Questo è fondamentale per ogni cosa, sempre, anche per voi, diciamo, anche per quello che state facendo. E io sono entrato dentro, cerco di entrare dentro quando non sono io a condurre le operazioni, cerco di entrare dentro quello che è il contesto e o ti adatti o non ti adatti, perché se fai, vuol dire, puoi anche fottertene, però poi alla fine duri poco, no? Allora io sia con Chiambretti che con Paolo Del Debbio, con cui sono amico, con cui diverse cose, cerco di entrare in quello che è il clima della trasmissione e all'interno di quel clima cerco di dare il meglio restando me stesso, cioè io so benissimo cosa chiede Paolo o cosa chiede Piero e cerco di essere, ma non è che rinnego quello che so, non è che dico delle cose in cui non penso, però so benissimo che loro cercano delle contrapposizioni, le cercano apposta, dunque so benissimo chi devo attaccare, come devo attaccare. Poi ci possono essere delle sorprese, qualche volta magari sei d'accordo con persone che non ti aspetti, no? È raro, però succede. Vediamo se sei d'accordo per chiudere con Riccardo Clink e Totò De Leonardis. Un breve saluto al nostro pescarese acquisito Giuseppe. Ciao, noi, Riccardo, milanese. Questo ciao, noi ci siamo conosciuti da Pipino invece in un'occasione di un tuo acquisto. Ti ricordi da Pipino a 18 metri quadri? Come no, certo. Ma beh, io ti voglio dire, questo tuo giornalismo
chiamiamolo d'assalto, a me piace molto perché scuote un po' le teste degli italiani, e devo dirti la verità, io ti seguo e mi piace quando dai queste scosse, perché quantomeno fanno riflettere, e a me questo giornalismo, perché per me il giornalismo piace, esce un po' da questi schemi dove tutti sono dentro. Prima che rispondi, sentiamo un giornalista con qualche anno in più, Totò De Leonardi, se gli piace questo tipo di giornalismo. Totò. Ma dipende dai momenti, dalle situazioni. A volte mi piace, a volte no, come può capitare a tutti, ma non avere, difficile avere sempre la stessa idea di una cosa. No, certo, che credo che pure lui se ne rende conto, anche come ci ha spiegato qual è il suo rapporto con Cambretti e Del Debbio. Voglio dire, è ovvio che a volte magari recita, a volte dice delle cose sulle quali crede. Recita è più figurato, voglio dire, recita, insomma, nel senso che magari esasperi certi concetti, ecco, voglio dire. Ma guarda, io sono esaspero, qualche volta so che in certi momenti della trasmissione magari è un momento di stanca e c'è bisogno di una scossa, no? Allora, quando c'è bisogno di una scossa, scegli un pretesto su cui dare una scossa un po'. E dopo, quando c'è la scossa e quando entri in contrapposizione, là è bello perché c'è la battaglia, e nella battaglia mi trovo bene. Non è che mi trovo male nel ragionamento, perché ogni tanto, cioè, sono capace, vengo da. Cioè, non è che sono abbastanza poliedrico, però diciamo che la scossa, la battaglia mi entusiasma. Ti esalta? Sì, mi esalta. La battaglia sul calcio, calcio è fatto di passione. Quando vedo il vittimismo di Auriemma da lontano, lo riconosco da lontano, il vittimismo napoletano, mi vado padre dei matti, capito? Quando vedo... Poi è una posizione privilegiata non essere né dell'Inter né del Milan né della Juve, perché sei libero di dire il cazzo che ti pare. Sei della Lazio o della Roma? Di chi sei? Con tutti e contro tutti. Sono della Lazio. Sei della Lazio. Tutti e contro tutti, vero Giuseppe? No, è che io credo di... Libero. Di avere una... Così, un distacco da queste cose qua. Sono diventato, diciamo, abbastanza simpatizzante alla Juventus per tutta la vicenda di Calciopoli, che considero una grande ingiustizia. Dunque mi sono diventato molto amato dai tifosi della Juventus. Però certo, chiudiamo il collegamento, per favore. Comunque, ti piace Galeone, ti piace Allegri, per noi può anche finire qui, quindi può passare, sì, perché può passare questa sera. Sono d'accordo. Un saluto da tutta la città di Pescara. Ciao ragazzi, ci torni sempre. Ci abbracciamo virtualmente. Chiamami ogni tanto, mi fa piacere. Grazie per essere stato con noi. Grazie, Giuseppe. Se fosse per me una settimana sì, una grazie. Settimana no, ti chiamerei. Certo. Ciao. Grazie, Giuseppe. No, grazie. Non conduco io, quindi. Grazie, Giuseppe Luciani. Ultimo giro con i nostri ospiti. Dino, ci sei ancora? Dino, dovresti avvisarlo, Giuseppe, alle tue feste. Ma io non ho capito una cosa, ma perché siete così sicuri che Pescara retrocede? Vedi? Aspetta, vieni, Giuseppe. Vieni. No, dico, perché hai dato per scontato che Pescara retrocede? Perché sei così? Per scontato, no. Non te lo spiega Dino Zappacorta. Dino, forza, il tecnico. Giuseppe, se tu hai qualche collegamento, tu che io ti stimo e tu credo che puoi tutto, quasi tutto, se ci riesci a far avere il numero di Padre Pio, forse ci salviamo. Ma magari play out, magari alla fine è un miracolo. È play out, dai. Che ne sai? Cioè... Io l'ho fatto già l'anno scorso questo miracolo per lui. Vieni a parlare qui al campo e dai una scossa tu, ma di quelle buone, no? Ma di quelle veramente forti. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie Giuseppe. Ciao. Cruciani. Ciao. Dino, vuoi salutare facendo una domanda tu a tutti gli amici? Così io me ne esco. Basta. Dino, che vuoi sapere? Tu per me sei un mostro sacro, dove vai? Ti è piaciuto Cruciani? Ti piace Cruciani? Come? Ti piace? Ah, sempre il stesso problema, quello dell'udito. Qua? Sì, cambio orecchio che forse ci senti. Guarda che siamo ancora in diretta. No, cioè, non è che è quello è buono, finito. Tu è dall'altra parte, ti ricordi, no?
No, se volevi sapere qualcosa dagli altri ospiti, se no possiamo anche andare a casa. No, no, io sono, ripeto, voglio rimanere estremamente positivo e pensare positivo, quindi finché c'è vita c'è speranza. Intanto cominciamo, come ha detto Francesco Di Francesco, che si intende di calcio dall'alto della sua esperienza, oltre che maturità. Per favore, ti ripeto, per favore, tu uno, parla male di me, due, se non ne parli è meglio, e tre, pondini in sospensione. Ridi. Cioè, come allora, ti diverti, tu mi puoi attaccare quanto vuoi, ma la no, io ti attaccherei a una pianta. Io ti attaccherei lì a una pianta. No, capito? No, la quercia. Due cose ti dico: la prima, nonostante tutto quello che dici, io so che tu mi vuoi un bene pazzo. La seconda, questo è sicuro. Ma la seconda, che mi hanno detto a me di rispettare gli anziani, io li rispetto gli anziani, è inutile che mi attacca. Io non sono mica il senatore Razzi quando gli dici rispetto agli anziani. Io ti aspetto che torni da Sirmione e vedo un po' come finisce Sirmione. Sirmione, come finisce? Lunedì prossimo, hai capito? Ciao. Lunedì prossimo, lunedì di Pasqua, ci saremo. Sì. Ci saremo perché sapete che venerdì si gioca Pescara-Pisa alle ore 17 e lunedì ci sarà Monza-Pescara che inizierà alle ore 15, vero Andrea? Assolutamente sì. Quindi in tre giorni avremo due partite, soprattutto la partita di Monza da commentare, ma iniziamo a dare una scossa. Enrico, questa partita col Pisa. Ancora, chi è? Cruciani? No. Enrico, ho avuto un'idea sulla base di quello che hai detto adesso. Sì. Il lunedì di Pasqua avevamo pensato io e Francesco Di Francesco, visto che c'è la trasmissione, se sì, potevamo venire a fare la scampagnata lì a TV6, io porto i panini, porto il prosciutto, queste cose qua, facciamo la trasmissione e la scampagnata lì da te. Perfetto. Vi aspetto lunedì alle ore 21. Grazie a Costantino e Maurizio Daguin regia, a Dino Zampacorta, a Riccardo Crenca, a Totò De Leonardo. Arrivederci. Ciao. Mi raccomando, ricordati quello che devi portare. Abbiamo avuto con noi ovviamente Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, Roberto Bosco e poi la sorpresa di Giuseppe Cruciani. Credo che possa bastare. Grazie per averci scelto.